Da domani in 15 paesi parte una campagna per la pace in Sudan con il supporto di percussionisti e batteristi internazionali. Per l'Italia Tony Esposito, ce ne parla Alessandra Mancuso. La Darfur in Africa è un nostro problema di coscienza e civiltà. E la musica, che non conosce né barriere né frontiere, riesce ad arrivare laddove nemmeno le istituzioni ed i politici riescono ad arrivare. Musicisti, soldati di pace. Ci sono Nick Mason dei Pink Floyd, Phil Selway dei Radiohead e tanti altri, con loro migliaia di attivisti, per la campagna internazionale che da domani e per tutto l'anno darà luogo a eventi in 15 paesi per chiedere ai leader del mondo di prevenire il riaccendersi della guerra civile in Sudan. Promotori della campagna in Italia, articolo 21, Italians for Darfur. Tra un anno si dovrà tenere in Sudan il referendum per l'indipendenza del Sud, previsto dall'accordo di pace che 5 anni fa ha messo fine alla ventennale guerra civile tra nord e sud. Il riaccendersi in questi giorni degli scontri tribali con centinaia di morti e l'incertezza sul referendum del 2011 fanno temere il peggio. La pace, denunciano le agenzie umanitarie, è a rischio.